Allora, risono qui, ragazzi, angolo delle risposte. Un'altra domanda abbastanza semplice, ma è complesso, il lavoro per spiegarla tutta fino in fondo, perché la domanda è: che cosa sono le fatine? Visto che noi ne abbiamo parlato in parecchi posti, abbiamo pubblicato anche qualche foto. Nel video scorso ho parlato delle orbs e quindi stavolta vi parlerò delle fatine. E quindi ho accumulato un po' di fotografie, tutte prese da siti internet. Sono stato attento che non ci fosse copyright del tiratore o qualcosa che ci sia scritto che non si possono prendere e duplicare, quindi ho preso roba libera. E speriamo che in questo video che faccio non ci sia qualcuno che rivendica la foto l'ho scattata io, come succede qualche volta, e poi tocca cancellarla. Vabbè. Comunque, chi le mette a disposizione di tutti su internet sa benissimo che le foto si possono catturare con mille sistemi, si possono salvare addirittura col tasto destro, e quindi siete consapevoli che se mettete una foto qualcuno la può utilizzare, a meno che non ce lo scrivete sotto. Va bene, ora io cambio, come si chiama, l'inquadratura e incominciamo a parlare un attimino di queste fatine. Ecco, sono passato nella modalità desktop. Quindi adesso incominciamo con la prima fotografia che ho trovato, tanto per entrare nell'argomento. Ecco, le fatine sono luminose, sono energetiche, di solito si vedono di notte, ma qualche volta anche di giorno, specie se illuminate da flash infrarosso oppure da macchinari particolari come telecamere full spectrum o macchine fotografiche full spectrum. Vedete, qui ce n'è una che è stata immortalata in questa fotografia. Si vedono benissimo le gambe, le braccia e le alette e la testa che è quassù. Non le confondiamo con le farfalle, perché la farfalla è completamente diversa, non c'è da farci un paragone. Vediamo un po' che c'è poi. Questa l'ho trovata in un sito. Sembra che una ragazza abbia catturato questo essere e l'abbia messo dentro questa scatoletta, vedete? Per tenerselo e portarselo a casa. Non si capisce bene, le ali ce l'ha. Potrebbe essere una fatina, però è un po', come si dice, frastagliata, un po' pelosa, un po' diversa dalle altre fatine che conosco io. Ecco, questo è un signore che va a caccia di fatine, poi fa i video e fa anche le fotografie ultraviolette infrarosse, quindi full spectrum. Vedete che qui ha catturato una fatina, si intravede bene la testa, le due antennine, le braccia che aprono le ali e i piedi uniti che sono qui dietro. Questa è un po' più ravvicinata, questa è proprio la fattura della fatina. C'ha questi due occhi, la testa, la faccia è qui, c'ha due braccia e due gambe che scendono fino a qua giù e delle ali un po' particolari. A volte sono quattro, a volte due, morbidissime, trasparenti e fatte in modo particolarissimo. Questa è la classica fatina dei boschi, che di solito si acchiappa, cioè si fotografa di notte. Questo è stato trovato, è un fossile o comunque un qualcosa di morto da parecchio tempo. Vedete, ci sono anche ancora le ali. È stato trovato per caso in un posto dove ci sono delle foglie morte. Non si capisce bene perché non mi sembra una fatina, mi sembra più un essere volante particolarissimo, quindi farà parte di qualche altra branca di esseri volanti. Queste sono le fatine, se le ingrandite, vedete le braccia, i piedi e le alette sulla schiena. Questo è un insieme di fatine che stanno volando. Questa è vista di spalle, questa è di profilo. Ecco, qui c'è un'altra fotografia che non si può ingrandire più di tanto, però vedete qui dentro, in questa zoomata, si nota una fatina con le braccia, le gambe, la testa, però è talmente ingrandita e sfocata che non ha una gran risoluzione. Qui ci sono due fatine luminose, vedete? Una qui e una qui, oppure l'ingrandimento di questa.
Mi ricordo che sono tutte fotografie che ho trovato in giro. Questa forse si era già guardata, se non ricordo male. Vedete come sono particolari queste, che io chiamo fatine. Aspettate un attimo che era arrivato circa qui. Ecco, questo praticamente è una fotografia di queste fatine che secondo me sono essiccate o sono morte al sole. Comunque lo scheletro, cioè le gambe, le mani, se lo guardate bene, lo scheletro assomiglia parecchio al nostro, quindi non è una mosca e manco un insetto, ma è una cosa parecchio diversa. Qui è stato evidenziato quel che si vedrebbe di qua, perché è sfocata purtroppo. Vediamo se c'è qualche altra cosa. Ecco, questa si vede abbastanza bene, è sdraiata su sta pianta. Qui sembra quasi un insetto, in questa posizione. Qui se ne vede per aria altre, vedete che svolazzano. Questa si intravede le braccia, le gambe, anche questa qui. Questa è una fotografia ingrandita di una di queste del gruppo. Vedete quanto è ingrandita questa? Questa uguale è un ingrandimento di questa fotografia che vedete qua sotto qui, in questo punto, vicino a me. Questo invece è stato trovato questo fossile dentro una pietra. Aprendo la pietra c'era dentro questo fossile qui. Come vedete ha lasciato la forma come fa la trilobite o altri tipi di fossili. Questa stava svolazzando in questo giardino e questa bianca qui che vedete. Qui c'è la testa, le mani con le ali. C'è anche un'altra foto di questa, mentre se ne va via, eccola qua. Qui si vede un po' male, comunque si capisce che è una di loro, una fatina. Questa è l'ultima, è una delle più nitide, che dove si vedono i piedi, le braccia, la testa. E le ali aperte, credo. Ora ritorno un attimo dalla parte di là. Allora, vi ho parlato delle fatine perché mi era stato chiesto una spiegazione, quindi prima nella volta scorsa delle orbs e stavolta delle fatine. Ci sarebbe da parlarne tanto perché ci sono anche verdi, ci sono le fatine dei boschi, le fatine della luce e quelle della notte. Però pressappoco una imbiancatina su quello che rappresentano, ve l'ho data con questo video. Vi ringrazio a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Stefano del GRP, ciao a tutti.